I vigili del fuoco dello speleo fluviale alpino, quelli del soccorso acquatico e la protezione civile stanno cercando un anziano licatese di 80 anni che intorno all'una di notte si sarebbe gettato nelle acque del fiume Salso. L'allarme è stato dato da un passante che avrebbe notato un paio di calzature probabilmente appartenenti all'uomo di cui si sta cercando anche di ricostruire il passato. Le ciabatte indossate dall'anziano sarebbero state riconosciute dai familiari che non avevano più sue notizie dalla serata di ieri. Le ricerche con una canoa del corpo speciale dei pompieri vanno avanti da questa mattina, ma finora non hanno avuto successo. I pompieri hanno battuto palmo a palmo il corso fluviale, prestando particolare attenzione alle zone vicine agli argini dove negli anni è cresciuto un esteso canneto. Durante le prime fasi delle ricerche è stata utilizzata anche una telecamera impermeabile a infrarossi, che però non ha sortito l'effetto sperato. Il fiume Salso ha un livello di profondità che varia dai 2 ai 4 metri. La colorazione dell'acqua e il suo grado di limacciosità non rendono facile l'individuazione del corpo dell'uomo, ammesso che effettivamente si sia buttato nel Salso. Sul ponte Federico II di Svevia si è radunata una notevole folla di curiosi che ha seguito a lungo tutte le fasi della ricerca. L'area dove operano i pompieri è stata recintata dalla Polizia Municipale. I nuclei speciali dei vigili del fuoco sono arrivati a Licata da Palermo alle prime luci dell'alba. Le fasi iniziali delle ricerche, avviate stanotte, si sono infatti svolte con l'ausilio di torce nella speranza di individuare il corpo dell'ottantenne. C'è da precisare che la foce del fiume Salso è completamente ostruita ed in attesa di lavori di disostruzione e pertanto anche la parte finale del corso fluviale prima dello sbocco a mare viene tenuta sotto stretta osservazione da quanti stanno portando avanti le ricerche dell'ottantenne scomparso da ieri sera.